Quello che contesto al governo è esattamente questo, cioè di non avere dato una risposta rivoluzionaria a una rivoluzione. Affitti, il 60% che è credito d'imposta, quindi 2021, non sono soldi che vanno ai proprietari, i quali hanno già avviato delle procedure di sfratto, ai quali i commercianti hanno posto l'opposizione con gli avvocati, che gli è costata già 400 euro. Il 60% di detrazione sulla sanificazione. Il sottosegretario Morani sa che prevede un tetto, cioè sono 200 milioni esauriti i quali le aziende se lo devono pagare da soli. E io dico al sottosegretario Morani, se in 11 minuti avete ricevuto 1 miliardo 240 mila euro di richieste, come pensate con 200 mila euro a coprire i costi del 2020? Per questo, come dire, io ho rabbia perché le risposte non sono quelle che ci si aspettava, perché il frazionamento dei bonus produrrà altri disagi. Ne dico uno, quando il famoso decreto che da 5 giorni, 5, attende di Oggi. essere pubblicato? Non sì, oggi, come era ieri, come era l'altro ieri, dai, anche lì, adesso, quando è pubblicato lo vediamo. Ok, dico questo, non è che dall'indomani si paga la cassa integrazione. L'INPS ha Però già Mulè, detto, Presidente scusa un Tridico, attimo, scusami non è finisco, che scusa e questo è l'ultimo finisco, la decreto che cassa, facciamo fammi quest'anno, eh? finire, ma io spero che sia l'ultima perché questo governo ne ha già fatti talmente tante, detto questo però, l'INPS ha già detto che la cassa integrazione, che dite 2 milioni e mezzo ancora non hanno ricevuto quella di marzo, lo dite che lo farà l'INPS. L'INPS vi ha già detto, ci vorranno almeno 30 giorni da quando viene emanato il decreto per iniziare le Allora, procedure. Significa che fatemi arriviamo sentire a un attimo fine Friedman, poi giugno torno da per Morani, pagare perché aprile. il tema del tempo mi pare in tutto questo cruciale. Poi Appunto. forse anche di avere un sussidio unico, perché se io devo aspettare un Per tot per esempio. l'affitto, un tot per le misure di sicurezza, effettivamente Nel a parte che frattempo diventa muoiono. lavoro per questi poveri ristoratori, ma